Io sono qua nel rappresentare l'Europa, un'Europa che si è mostrata fortunatamente solidale con quella che è stata la tempesta Vaia, ma anche altre realtà, altre purtroppo tragiche eventi che sono arrivati in giro per l'Europa ultimamente, e quindi c'è una sensibilità da parte dell'Europa, diciamo, nel sostenere le realtà che vanno in difficoltà purtroppo per gli eventi atmosferici. Io sono qua a ringraziare innanzitutto questa fiera, perché è una fiera sicuramente del territorio, una fiera che arriva dopo quell'evento straordinario dell'anno scorso, purtroppo tragico, e quindi la mia solidarietà, diciamo, con questo territorio, soprattutto con la gente bellunese, forti, fieri, ma soprattutto laboriosi, che portano avanti queste eccellenze del territorio, perché vuol dire portare, ringrazio gli espositori che arrivano in questa straordinaria fiera, che vuol dire posti di lavoro, vuol dire inventiva, vuol dire confrontarsi con quelle che sono le realtà, diciamo, imprenditoriali altrui, e vedere che i nostri imprenditori riescono a esprimere delle cose straordinarie che poi vanno sul mercato e vengono vendute, quindi vuol dire anche un ritorno sul territorio in posti di lavoro e soprattutto di economia. Io non posso che ringraziarvi. Come parlamentare europeo mi sono dato una specificità, voglio fare una cosa, voglio trovare i bandi specifici che l'Europa porta avanti, perché quindi le traduzioni, capire dove, diciamo, le organizzazioni settoriali possono andare a tisere quei fondi che l'Europa mette a disposizione. Noi versiamo 10 come Italia all'Europa e portiamo a casa forse 5-6. Vuol dire che metà dei soldi se li portano a casa gli altri. Purtroppo è una colpa anche nostra, che non facciamo, non andiamo a guardare, ma è colpa anche di noi parlamentari che non mettiamo alla nostra disposizione la nostra capacità di vedere quelle che sono le leggi che possono dare, non leggi ma direttive, che possono dare quelle risorse fondamentali per mantenere queste splendide realtà. Non possono andare avanti da soli, l'Europa ha dei fondi che sono fondi che anche l'Italia mette, ed è giusto che gli italiani, gli operatori, li devono portare a casa. Arredamont ha una grandissima e lunghissima storia, sono 42 anni, e quindi sicuramente il primo pensiero va a quelle persone che hanno permesso di essere qui oggi, perché questo è uno degli eventi più importanti nel panorama fieristico di Longarone Fiere, è quello che ha più storia e che ha anche più visitatori di tutti. È un punto di riferimento straordinario ma fondamentale, perché muove un'economia che forse troppo spesso sottovalutiamo, soprattutto l'importanza che questo polo fieristico ha. Quindi mi auguro veramente che possiamo andare avanti su questa strada, superare tutte quelle che sono le difficoltà, a partire da questa Arredamont e poi alla Mostra del Gelato, che dal 1 al 4 dicembre sarà l'evento che chiuderà questa stagione. Un saluto ultimo lo faccio a Franco Fonzo di Arte in Fiera Dolomiti, che ad ogni fiera adesso mette una parte di... Basta che ci andiamo lì a girare e vedete quanto bella è questa esposizione che anche in questa Arredamont lui ha realizzato. È diventato ormai fedelissimo a noi e noi ne siamo sicuramente orgogliosi e felici, e ci auguriamo di ricambiare tutto l'affetto e la passione con quale lui allestisce le sue mostre all'interno delle nostre. Saluto per ultimo il presidente Cida, che è qua con noi e che sicuramente dà un valore aggiunto a questa fiera. Vi auguro veramente 9 giornate di affari per gli espositori e per i visitatori, di poter trovare quanto di meglio cercano in questo importantissimo e bellissimo mondo che è quello dell'arredare in montagna. Questa è veramente una bella fiera. Avete visto che ci sono tantissime imprese, abbiamo circa 160 espositori, più quasi di 200 marchi, quasi 200 marchi che vengono esposti, ma non c'è solo la quantità, c'è una qualità grandissima. È una fiera di montagna, oggi si parla di questo, si parla di arredi di montagna, ci sono soprattutto aziende del territorio bellunese e del Veneto, però non dimentichiamo, abbiamo imprese da 11 regioni italiane. Quindi è una fiera nazionale ma anche internazionale,
perché ci sono imprese di 4 diversi paesi dell'Unione Europea. A noi interessa l'Europa, quindi particolarmente felice che ci sia l'onorevole Darè, perché per noi è anche molto importante la questione di partecipare ai bandi di gara europei, quindi ai finanziamenti europei per favorire la nostra internazionalizzazione. All'interno degli espositori ci sono anche dei nostri associati e ho visto una fiera dinamica, quindi con innovazioni tecnologiche, però rispettose sempre della tradizione dell'allevamento di montagna che deve caratterizzare questa fiera. Da parte mia, come diceva anche Doglioni, c'è l'impegno di far sì che ci siano sempre più associati che partecipano a questi eventi per far sì che la fiera di Longarone rimanga un punto di riferimento per il territorio e cresca sempre con il supporto di tutti. Io 42 anni fa c'ero, questa fiera, ma non solo questa che voi avete visto, è un'eccellenza, è un qualche cosa di veramente molto bello, qualsiasi fiera va sostenuta e noi dovremmo fare, tutti noi bellunesi, qualche cosa in più per questa fiera. Dobbiamo ingegnarci per farla, per pubblicizzarla, perché l'indotto che arriva da questa fiera è un qualche cosa che si spalma su tutto il territorio provinciale. E quindi sarà un impegno mio, questo ve lo garantisco, ma deve essere un impegno di tutti quanti sostenerla e portare avanti.